Sono Sifu Luca Bertoncello, ho iniziato nel 2004, marzo, sono 15 anni che pratico e circa 13 anni che insegno. Sono Sifu Cristian Baggio, pratico Wing Chun da 19 anni e insegno da 15. Cosa mi ha spinto a praticare come allievo? Ma semplicemente ho sempre avuto la curiosità di praticare arti marziali. Non ho mai avuto il supporto della mia famiglia in questo e a un certo punto, a 24 anni, cercando un po', anzi cercando quasi, sono incappato in un giornalino dove ho visto la pubblicità, dove ho visto l'insegna di questo corso di Wing Chun. E preso dalla curiosità ho telefonato e sono andato a fare la mia prima lezione di prova. E poi da lì è nato un mondo, da lì mi sono innamorato, ho capito che era la disciplina che faceva per me, ho capito questo in quanto appunto a 24 anni non potevo fare movimenti esageratamente larghi e Wing Chun si adattava perfettamente alle mie caratteristiche fisiche e anche mentali. Ho iniziato la mia pratica nel Wing Chun perché ho visto una disciplina molto interessante sia a livello di difesa personale ma non solo, anche di concentrazione, di tecniche e soprattutto per la mia formazione. Anni prima avevo provato altre discipline marziali che però non mi hanno dato nient'altro, anzi erano qualcosa che era per me fuori luogo, erano troppo rigide e quindi per questo le avevo lasciate. Dopo un anno e mezzo di pratica come allievo, ho sentito l'esigenza personale di approfondire il sistema, di andare più in profondità, appunto, perché dopo un anno e mezzo avevo già imparato a muovermi in maniera discreta e a difendermi un po' in strada, però volevo un po' di più, volevo conoscerlo più approfonditamente. Di conseguenza però allo stesso tempo volevo anche dare l'opportunità ad altri di praticare ciò che io avevo iniziato ad amare e questo era stato il fattore che mi ha portato a seguire il corso di formazione istruttori e col tempo a poi diventare trainer, quindi diventare un formatore, un istruttore, no? Per la Wing Chun Academy. E poi da lì è stato tutto un susseguirsi di esperienze, di opportunità, di lavoro, di pratica, di studio, fino al giorno attuale. Ho iniziato 15 anni fa il mio percorso come formazione di trainer nel Wing Chun perché sentivo l'esigenza di esprimere le mie potenzialità e soprattutto aver modo di conoscere persone e anche di insegnare questa favolosa disciplina. Mi ha permesso oltretutto di girare in varie località d'Italia, di conoscere appunto varie persone a cui appunto esprimere questa disciplina e anche esprime valore della difesa personale in quanto tale.
Rispetto alle arti marziali che giravano in quel tempo, nel 2004 chiaramente, Vinzu era estremamente efficace ed è questo che mi ha un po' preso. Ad esempio altre discipline possono essere troppo rigide, o altre discipline appunto a 24 anni mettermi a fare i salti in aria come nei circhi, i salti acrobatici non mi sembrava il caso. Invece Vinzu era una cosa che anche a seconda di quello che mi era stato detto dall'istruttore del tempo con cui ho avuto la prima lezione e dopo vedendolo anche in pratica, era una cosa che veramente istantanea. Una cosa efficace, una cosa che andava a chiudere ed era adatto a quello che volevo. Cioè volevo primariamente, come tutti, imparare a difendermi in strada, quindi dalle aggressioni, da quant'altro. Poi col tempo chiaramente questa visione è un po', si è un po' allargata ad altri fattori, però l'inizio sicuramente è stato quello di imparare una disciplina che fosse rapida nell'insegnamento e mi permettesse in breve tempo, in relativamente poco tempo, appunto di imparare a difendermi in strada. Da allievo mi sono reso conto che volevo esprimere le mie potenzialità e quindi fare un percorso un po' importante, il corso formazione istruttori per insegnare il Vinzu. Questo per me è stato un motivo di crescita, di esprimere le mie potenzialità, ma soprattutto anche di insegnare anche quello che è la disciplina in senso tale anche a varie persone, girare appunto varie location in Italia e quindi avere una possibilità concreta nella mia vita. Il mio Sifu è Grandmaster Paul Tang, fondatore della Vinzu Academy. Nel 92 ha fondato questa prestigiosa accademia e devo dire che a lui devo tutto perché mi ha incoraggiato, mi ha supportato, mi ha anche a volte tra virgolette bastonato quando all'occorrenza mi perdevo e ancora adesso a volte mi dà delle spinte per riuscire ad andare avanti. E quindi devo sicuramente tutto sotto il profilo umano. Sotto il profilo tecnico chiaramente è una cosa pazzesca, nel senso si muove con una velocità, con una precisione, ma anche nello stesso tempo con un controllo fantastico e quindi è sicuramente un esempio da seguire sia sotto il profilo tecnico, chiaramente dove anche noi trainer, noi istruttori dovremmo arrivare ai suoi livelli o dovremmo cercare di spingerci ad arrivare ai suoi livelli e io in primis sto cercando di arrivare a questo punto, ma anche sotto il punto di vista soprattutto dell'impegno, perché comunque in tanti anni così mantenere sempre viva la fiamma del Vinzu è una cosa veramente lodevole, quindi sotto questo punto di vista è veramente un esempio da seguire per tutti noi. Grandmaster Paul Tang per me esprime una guida, una grande umanista, un uomo che ha un'intelligenza molto elevata. Questo mi ha dato motivo e tuttora oggi di crescere nel mondo del Vinzu come uomo e come trainer e di questo lo ringrazio.